Ciao ragazzi, allora sono le 10:30 passate, sto facendo colazione. Da un bel po' che non facevo più colazione con Piros, già dall'anno scorso. Chiedo scusa a tutte le persone che odiano i video in verticale con le bande nere qui sopra, ma non c'ho voglia di prendere la macchina fotografica. Allora, visto che il video di ieri sera del parco divertimenti di Supervalue vi è piaciuto un sacco, cosa ne pensate? Poi faccio anche questo video per raccontarvi un po' cosa sta succedendo a me. Allora, io da settimana prossima andrò in terapia all'ospedale, non vi dico dove, cosa andrò a fare. Però voglio che voi ragazzi non vi preoccupate. Vado solo mercoledì e giovedì, 2 volte a settimana la sera. Diciamo che questa terapia serve a me per stare bene psicologicamente. Psicologicamente. Dopo tutte le batoste che purtroppo qualcuno mi ha tirato nel corso degli anni, io in qualche modo mi devo rialzare. Questa è, diciamo, è l'unica soluzione per me. Sta terapia stavo già facendo 2 anni fa, poi è successo il Covid, me l'hanno interrotta nel 2020 e adesso devo finirla. Mi sembra anche ovvio, mi sembra anche ovvio. Quindi volevo dirvi di non preoccuparvi, non dovete preoccuparvi. Anche se non carico più dei video per un bel po' di tempo. Non preoccupatevi, io sono qua. Io credo che in alcuni momenti difficili della propria vita c'è sempre bisogno di avere un aiuto da qualcuno. Sempre, sempre. Comunque voglio ringraziare tutte le persone che sono vicine a me, che avevo già detto in anteprima cosa mi stava succedendo. Non vi preoccupate. Io vado in ospedale per stare meglio. Tutto qua. Non ho tumori, non ho Covid, non ho niente. Ragazzi, state tranquilli. State tranquilli. Passerà anche questo momentaccio. Spero che passi al più presto. Però vi voglio tirare su il morale. Che se la Lombardia settimana prossima, almeno nel weekend, diventerà gialla, io andrò a fare shopping con la mia amica Alessandra all'outlet. Quindi preparatevi, perché probabilmente, se questo sarà possibile, uscirà un vlog. Va bene. Sto facendo colazione col Nescafè, poi ho 2 biscotti secchi e i bucaneve. Bucanevica, perché sono quelli natalizi della Doria. E i bucaneve sono questi. Oggi voi che cosa farete di bello? Io farò un cavolo oggi. Farò un cavolo, starò a casa tranquillo, visto che non lavoro. Oggi non lavoro perché di solito sabato io lavoro, però ultimamente ho scarseggio di lavoro e quindi sto a casa. Stasera, finalmente dopo 2 settimane, anzi dopo 1 settimana di ritardo, 2 settimane di ritardo, mangerò una bella pizza, quella del forno a legna. La ordiniamo, perché mia mamma qualche giorno fa ho fatto gli anni. Di solito quando mia mamma fa gli anni andiamo fuori a mangiare la pizza, ma siccome non si può andare a mangiare fuori la pizza, l'ordiniamo, quindi l'ordiniamo stasera pizza. Io quasi quasi 5 minuti, 5 minuti di video. Ragazzi, volevo dirvi solo questo, volevo augurarvi comunque buon sabato, buon weekend. Mi raccomando, seguitemi tutti i miei social, ma ormai la storia la sapete. Vi mando un bacione, un abbraccione e ci vediamo prestissimo. Ragazzi, ripeto, non preoccupatevi per me. Vi voglio bene.